Contrastare il sommerso e l'evasione contributiva nella provincia di Matera. È con questo obiettivo che nasce la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Policoro. Per noi c'era l'inviato Angelo Oliveto. Arrivare alla certificazione di un processo lavorativo che sia rispettoso dei contratti collettivi nazionali di lavoro, che sia rispettoso delle norme di sicurezza, che sia rispettoso delle certificazioni contributive. L'obiettivo è quello di incrementare l'iscrizione alla rete del lavoro agricolo. Purtroppo il numero è troppo basso in Basilicata. Su 6.300 aziende soltanto 76 sono iscritte. Sono queste le finalità della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità del Materano, costituita da Prefettura, INPS, INAIL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, organizzazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori, ente bilaterale di settore e Regione Basilicata. Adesso dobbiamo lavorare per mettere insieme le varie esigenze, le varie convenienze, perché tra lavoratori e mondo agricolo c'è una convenienza a stare insieme e a stare in regola, perché la premialità deve premiare quelle aziende che rispettano le leggi e i contratti e nello stesso tempo mettono fuori dal mercato quelle aziende che sostanzialmente utilizzano il lavoro irregolare. Una rete che intende promuovere un tessuto di aziende fondato su presupposti etici ed organizzativi capaci da un lato di garantire la qualità dei processi produttivi e dei prodotti e dall'altro di valorizzare il proprio potenziale economico. Bisogna convincere le aziende a entrare e a far parte di questa rete, anche perché servirebbe probabilmente a sfatare quella brutta aria che c'è, che le aziende agricole sono sfruttatori, caporali e altro, e far capire che la quantità di aziende multate in agricoltura sono veramente poche alla fine dei conti, cioè rispetto alla grande quantità di manodopera che viene assunta in agricoltura in Basilicata e soprattutto nella costa ionica.